Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione Jump di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare a vedere assieme Master Roshi Tech con il suo boost assurdo infinito del 628%. Lo so, è un numero gigantesco, ma è pieno di problemi questa carta. È veramente carina l'idea di avere 600% d'attacco. È altissimo, fa tanti danni, ma c'è un ma. Andiamo su Dokkan Wiki per leggere un attimino la carta, perché è veramente importante leggerla, perché ci si sbaglia facilmente. Detto questo, passiamo allo schermo di Dokkan Wiki. Eccoci qua. Prima cosa, ovviamente la carta ora è un Baby Lead 120% Childhood Saga. Carino, volevo anche portare un video di questo tipo, però visto che stanno iniziando ad arrivare i primi Goku Int, lo giochiamo in team vero e proprio, Team Childhood Saga 170. È un leader Super Tech 90%, anche quello utile comunque per il Battlefield, tutte quelle cose. Però leggiamo un attimino la carta meglio, perché è importante veramente. Super Attack, Mafuba, bellissima la special, poi la vediamo in game. Supreme Damage e sia il Super Attack. A posto, buono. È Supreme, ok, è poco, però Super Attack con un Seal, buonissimo. Detto questo, andiamo avanti con la passiva, perché la passiva è un po' incasinata da comprendere, e per un semplice motivo. Adesso la leggiamo. Passive Skill, Power of Self-Sacrifice. Death più 150, questa è la sua difesa iniziale. Ogni turno avrà 150%. Dopodiché, all'inizio del turno, ovviamente. Poi abbiamo attacco più 628%, è altissimo. Poco da dire, è altissimo. Ma Def meno 100% e performs a critical hit when performing a super attack. Quindi è una di quelle passive belle belle, perché c'ha l'attacco, che letto così è vero non sembra, però quell'attacco più 628% è il lancio della special, quindi un buffer 40%, ad esempio una bra, per dire, sì, una bra, prendiamo una bra, all'interno di questo team gli fa fare delle cannonate assurde. Andando comunque avanti, però, ha when performing a super attack, once only. Ha una pecca, perché è death meno 100%. Non vuol dire che ha death 50%. No, vuol dire che arriva a 0 di difesa, perché la sua death iniziale è 150. Dopodiché ha questo problema che è death meno 100%. Vuol dire che è 0. È 0% di difesa, 0 di difesa. Quella è la cosa brutta. E in più è una volta sola quel 628% di boost. Quindi è solo un colpo. Una volta tirato il colpo diventa solamente death più 150%, sia il super attack della special. Fine, finito. Abbiamo ovviamente doppio Kid Goku. Lo teniamo un attimo con il Goku AGL, anche perché è l'unico con cui gli linka bene. Però in generale andiamo a vedere questo Master Roshi. Master Roshi che, come detto, primo turno fa un sacco di danni. Però quello è il problema vero e proprio. È il primo turno che fa un sacco di danni. E sinceramente al primo turno non serve fare un sacco di danni, i boss hanno poca vita. Diciamo che non è una carta nata proprio per fare eventi. Quella è la base, non è una carta che nasce per fare gli eventi. Perché si busta al primo turno, cioè sì, ok, mi one shot al primo turno. Va bene, ok, è fortissima la cosa. Però fine, ciao, addio, basta, è finito il boost. Quella è la cosa più brutta. Ovviamente bisogna giocarsela bene la carta, per un semplice motivo. Intanto vediamo Master Roshi Int free to play, quello del torneo, arrivare quasi a 1 milione, bellissimo, 170%. Però sì, bisogna giocarsela bene questa special, per quel motivo, perché se la si spreca subito non la vediamo più attiva quel boost. Ad esempio adesso, in questo caso, bellissimo tutto, voglio fare la special. Abbiamo un boost, abbiamo il buffer, abbiamo tutto. Ragazzi, in questo caso farà tantissimo danno. Ora comunque Pan dovrebbe essere un 30% a tutti. Si dovrebbe aggirare all'incirca, però senza link attivi, 3 milioni. 4 milioni! 4 milioni. Questo è il suo danno. Questo è il suo danno, no? Bellissimo tutto, si autostana. È bellissimo il crit. Ripeto, è veramente bella la cosa. Però ora lo andiamo a vedere nei prossimi turni. Andiamo a ridere per i prossimi turni, perché è lì il vero problema. Sono i prossimi turni che fanno un po' schifo. Fondamentalmente sì, fanno schifo. E diventa inutile. Diventa una carta inutile. Questa è la cosa veramente che mi dispiace di più di questo Master Roshi. Che è carino e tutto, però dopo che ha tirato quella prima special è inutile completamente. Non fa più niente. Quella è la cosa più brutta di questo Master Roshi. Ci si casca la passiva, però bisogna leggerla un attimo meglio per capire che in realtà
fa poco o niente, è quello, sì, ti fa un 4 milioni con il buffer, bellissimo, one shot. Peccato che spesso la si può tirare, ecco, in questo caso, ecco, questo è il caso, medio, no? In una turnazione ottima come questa, ditemi voi come si fa a non tirare la special, è troppo facile, poi soprattutto senza pan, mettiamogli un buffer 40% bra, ad esempio, bra comunque è category di Goku, gli dà quel 3-key, è perma special. E infatti comunque qua è il vero casino di questo Master Roshi, che il suo attacco attualmente è quello che ottiene dai Link, è un 10% se non sbaglio, e quello che ottiene dalla leader, fine. Questo è il suo attacco, ragazzi, dopo la prima special, per l'evento ovviamente, questo è il suo attacco. Cala un po' troppo ovviamente Sila, questo vabbè ci sta ragazzi, Sila tanca perché comunque ha un 150% di difesa, bene o male tanca, però finisce lì, il suo one shot non lo fa più. Quella è una cosa brutta, gli hanno dato tutto quell'attacco ma non serviva dargli tutto quell'attacco, perché tutto quell'attacco in realtà è più che altro, bravo, ora che hai lanciato quella special non fa più niente, è una cosa brutta, però di certo è molto utile per quanto riguarda un Battlefield. Un Battlefield, ragazzi, è un PG veramente buono. Se fate conto, comunque, Great Saiyaman che one shotta, lui gli fa un bel po' di danno. Quella è di sicuro una cosa molto buona. Può essere utile per cose di questo tipo. Battlefield, certi eventi no, in realtà no, eventi no. La Super Battle Road è troppo rischiosa, anche perché ha 0% di difesa. È un pugno proprio che si sente quanto una special. E se è una special è morta assicurata. È una cosa un po' brutta da subire, no? È brutta la cosa. Però comunque come PG è carina l'idea. È carina l'idea. Secondo me doveva andargli un boost un po' più sensato. Hai un 120, 180. Facciamo un boost sensato, che però è sempre attivo a questo punto, perché così diminuisce molto la sua utilità. Cioè, ragazzi, io qua ve lo voglio tenere... Vabbè, qua non andiamo neanche in special, che bello. Ve lo voglio tenere comunque fisso in turno per farvi capire un attimo, no? Gli voglio far sempre lanciare la special. Più che altro per farvi capire esattamente qual è il suo problema, no? Nasce con questa passiva che... Sì, è bella, però il primo turno non serve niente a shottare. Quasi tutti i PG shottano bene o male al primo turno. Comunque due attacchi, basta. Quella è la cosa brutta di questo Master Roshi. Ecco, vedete, 455.000, niente buffer. Parte con 0% l'attacco attualmente. Zero, completo, 0%. Il suo attacco è quello che riceve dalla leader e dal Link, dai Link attivi di attacco. È bruttina la cosa. Mi dispiace veramente per questo Master Roshi, perché come utilità scende troppo in realtà, è quello il brutto. E metterlo a girare, aspettare quel turno buono verso la fine dell'evento per shottare, quella è la cosa più buona. Infatti andiamo a farlo. Peccato Goku Ultra Istinto, però ragazzi, lo andiamo a provare in quel modo. Arriviamo avanti, tipo nella fase di Goku Genkidama, li tiriamo lì. È quello il senso di giocare questo PG. Sì, fare quel one shot assurdo, però una volta sola. Bisogna giocarselo bene. Ecco, in questo caso, addio, no, non posso. Sì, mi è girato bene. Sì, per fortuna. Troppo incasinato a giocare. Più che altro la cosa che non ho capito, e perché non mi è ancora capitata, è se l'additional gli fa partire la passiva. E in quel caso, se l'additional fa partire la passiva, vuol dire che dopo è disattivata. Vorrei tanto vederlo un additional, ma sarà veramente dura. Se capita una cosa buona, capiamo esattamente come funziona. Additional... No, niente. È veramente difficile vederlo, però sarebbe bello, interessante, più che altro per quel motivo. Almeno si vede esattamente se quella passiva dopo s'azzera. È interessante comunque capirlo come funziona, no? In senso. Andiamo avanti. Vediamo se riusciamo comunque ad attivare la sua special. Oddio, dopo abbiamo pan. Sì, ok, dopo è ancora fattibile se abbiamo un solo key, però credo che shottiamo in questo turno. Dovremmo shottare, ragazzi, alla fine. Credo che sarà un po' difficile. 1.700.000 possibile crit. Potrebbe essere difficile vedere un po' il tutto. Ok, sì, shottiamo. Peccato, sarebbe interessante comunque vedere di riuscire ad attivare quella passiva in un determinato turno. Quello è il vero problema. È un po' difficile, però. Mettendolo a girare forse sia più fattibile, ma comunque Link abbastanza bene con tutti nel team Childhood Saga. Quindi è comunque difficile.
Allora io direi che non teniamo l'incare così, teniamo l'incare in questo modo. No, in realtà possiamo anche tenere Kami, qua abbiamo un key. Ci va bene. Dokkan mode. Dokkan mode. Vabbè, tiriamo un Dokkan mode con Goku Kid Damen. Voglio vedere quell'additional, voglio vedere quell'additional per favore. Voglio vedere quell'additional. Fammi un additional che così vediamo se si attiva quella passiva. Lo voglio scoprire io come funziona quella cosa. Eccoci qua ragazzi, questo è praticamente il caso migliore dove fargli attivare il tutto alla fine dei conti. Questo è praticamente proprio il caso migliore possibile. Ora vabbè, non li attiviamo tutti. Sì no, li attiviamo già tutto. Ok, questo è il caso migliore. Esempio, Goku Genkidama, one shotta, lo possiamo usare, lo siliamo e lo stuniamo e in generale comunque muore. Muore perché ora dovrebbe caricare sui 4 milioni, una roba del genere. 3 milioni e 8. Ecco qua, praticamente muore. Il nemico muore, muore con un crit assicurato. Quella è la cosa ragazzi. Buona la carta, però è limitatissima, limitatissima e bisogna giocarla proprio in un modo specifico per non attivare subito il suo crit istantaneo, perché dopo diventa realmente inutile. Comunque ragazzi, direi che per questo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle è tutto. Abbiamo visto un pochino meglio Master Roshi Tech. Carta carina, limitata un po' troppo, però comunque fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo PG. E in più ragazzi, lasciate tanti bei mi piace, commentate e ricordatevi di iscrivervi se siete nuovi sul canale. Detto questo, comunque vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e sulla pagina Twitter. Tutti i link sono sotto in descrizione. E ragazzi, se volete iniziare Dokkan Battle, sia versione Jap che Global con un boost iniziale, controllate il link in descrizione. E vi ricordo come ultima cosa che sono in live quasi ogni sera alle 21 sul canale Twitch, link in descrizione, andate a mettere il follow al canale Twitch. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.